Questa è la storia di Demavante, con un livello d'acqua che neanche ad agosto raggiunge questo livello così basso di portata in condizioni normali. Siamo a marzo. Una volta la montagna serviva l'acqua alla pianura, oggi la pianura paradossalmente serve l'acqua alla montagna. Adesso ci sono sui 5.000, 6.000 litri. Arriviamo fino a quando? Il massimo del carico cos'è? 8.000 litri. Speriamo che duri una settimana intera. È una delle operazioni che settimanalmente dobbiamo fare nei comuni, quelli rossi, quelli critici, per i quali è necessario un approvvigionamento straordinario. Preleviamo l'acqua dove ce l'abbiamo, carichiamo sull'autobotte e la portiamo su in montagna. Una volta ovviamente facevamo questo con una frequenza mensile. Adesso ogni settimana e a volte più volte alla settimana. Sappiamo questo già i punti dove... Ormai, sì, ormai conoscono il camion. E... Molto meno capitava, adesso tutte le settimane bisogna fare il giro. Alda gestisce 108 comuni in provincia di Cuneo. Sono 70, tra 60 e 70 i comuni che hanno crisi in parte su tutto l'abitato e in parte solo sulle aree più marginali. E la pianura porta l'acqua in montagna. E quindi c'è una. Abbiamo capovolto proprio la storia, ecco, il mito. La montagna ricca d'acqua e la pianura che si abbevera dalla montagna, oggi si fa l'opposto. Questo sembra un paradosso, ma in realtà le sorgenti in montagna sono quelle più superficiali e che quindi sono quelle più affette dalla crisi idrica. Quindi se piove meno e soprattutto se nevica meno e si crea meno bacino di accumulo, quelle che patiscono di più sono le sorgenti più superficiali, che sono proprio quelle in montagna. Una volta questo non avveniva perché in montagna nevicava tanto, soprattutto poi le temperature si mantenevano diciamo non elevate anche fino a tutta la tarda primavera. Oggi invece vediamo che una parte consistente della neve che è caduta la settimana scorsa si è già sciolta. Io sono 23 anni che lavoro qua, non abbiamo mai portato così sovente. Ultimamente invece molto con questa carenza prima, di pioggia. E sempre prima? Sì, perché le sorgenti sono sempre meno. Sono sempre più deboli, non piove. Adesso devo attaccare i tubi per la pompa e pompare su. Noi abbiamo due frazioni praticamente, questa è un'altra frazione dopo questa, dove sistematicamente a distanza di una settimana i serbatoi vengono riforniti, in quanto non c'è più una sorgente e addirittura secca. Non era mai accaduto? Mai accaduto. Sono problemi grandi che sicuramente non sempre, anzi quasi mai, abbiamo voluto affrontare, però adesso ce l'abbiamo, li stiamo affrontando con dei tamponi, perché sostanzialmente è mancata comunque una politica di intervento di visione lunga. Lo Stato per 30 anni non ha più investito. Abbiamo una rete che è stata costruita borgata per borgata, paese per paese, città per città, una rete idrica di questo genere, costruita fino agli anni 80-90 col contributo pubblico. Quindi possiamo dire che dal 95 al 2023 investimenti pubblici notevoli sulla rete acquedottistica non ci sono più stati. Lo Stato italiano, invece di gridare, lanciare allarmi sulla perdita di reti, che è un problema. Noi abbiamo il 40% a livello nazionale, nella zona del Cuneese possiamo avere dal 30 al 35, dipende dove,
Invece di lanciare allarmi a vuoto, lo Stato italiano deve prendere un'iniziativa decennale di investimento per rifare le reti.